Voghera, consegna della targa Jean Genot, che istituita, come ha spiegato Cesare Modei Salé, per onorare la memoria del famoso uomo di lettere, celebrerà i profondi legami culturali fra Francia e Italia. La targa si intitola Jean Genot, come ha ricordato Mario Remondini, anche perché lo scrittore soggiornò a lungo a Voghera mentre preparava la sua battaglia di Pavia. André Fré ne ha annunciato l'assegnazione a una delle più luminose figure della letteratura italiana, Monsignor Cesare Angelini, rettore del Collegio Borromeo di Pavia e autore di opere poetiche, critiche e saggistiche. Oltre al commento ai Promessi Sposi, dei Vangeli e alla traduzione dell'Apocalisse e degli Atti degli Apostoli, Cesare Angelini ha affidato a libri come Testimonianze Cattoliche e La Vita di Gesù il proprio messaggio di sacerdote alimentato da una grande intelligenza e dal senso poetico del vivere cristiano.